Buonasera a tutti, vi voglio far vedere la cronologia degli acquisti di Natale. State a vedere. Allora, vi faccio vedere quello che ho acquistato. Cominciamo prima da eBay e poi da dal semaforo. L'ho acquistato solo su eBay e dal semaforo. State a vedere. Allora, su eBay che ho comprato? Da eBay ho comprato le cartucce a salve della Fiocchi, che sono le migliori. Ho comprato un'altra scatola di cartucce a salve, ne ho comprata un'altra di scatole di cartucce a salve della Fiocchi, calibro 9 da 50 munizioni, libera vendita scacciacane. Già me l'hanno spedito. Ho comprato questa. Poi ho comprato una batteria lipo 7.4 volts per pistola elettrica, per il modello che ho io, la CM030, anche per i modelli CM126, CM121 e CM122, una batteria lipo per pistola, questa qua. Io l'ho comprata quella per il fucile con l'attacco mini Tamiya, questa c'ha l'attacco senza fili. Poi ho comprato questo, non riguarda, però questa volta non riguarda da software, è un album fotografico per le foto 10x15 da 304 foto, da 304 tasche senza memoria, raccoglitore portafoto da 304 foto. Ho preso la Costa Rossa Hipster, molto bello, ho comprato questo qui, un prezzo di 16,90 €. Poi ho comprato il vetrino di ricambio per il tank sostitutivo, il vetrino di ricambio per la Just Fog Q16 colore trasparente, perché ovviamente la mia Just Fog Q16 è senza vetrino perché si è rotto, cioè mi è caduto a terra e si è rotto il vetrino e ora l'ho ricomprato. Spero di farlo durare perché i vetrini di quei modelli là non se ne trovano più facilmente. Ecco qua, ho comprato su eBay solamente. Poi questo caricabatterie, da rete, piatto nero USB 1A, l'ho comprato esclusivamente per la GoPro e per le sigarette elettroniche. Un altro nuovo l'ho comprato. Poi ho le cartucce a salve. Allora, ho comprato un'altra scatola qua. Ne ho comprato un'altra. E vi spiego anche perché. Poi c'ho la batteria lipo per pistola. Poi l'album fotografico bike a tasche, vedete, il vetrino di ricambio. Vediamo invece su che cosa ho comprato il semaforo. Ovviamente niente da antica patrittica del titano, ho comprato solo dal semaforo. Ho comprato una Beretta 92 FS della Bruni. Ovviamente si tratta di una pistola a salve, calibro 9 mm, compreso di 50 munizioni, compresa anche una scatola di munizioni della Fiocchi, non so se della Fiocchi o di qualcuno, di qualche altro marchio, è la Bruni 92 Mod, della Bruni. È una pistola a salve, ovviamente, poi ho comprato a soli 69,90 €, poi ho comprato l'ottica, una 4x32, un'ottica molto piccola, compact, in metallo, reticolo a croce tactical, della V-Storm. Questo l'ho comprato per il mio fucile da cecchino. E poi ho comprato la 1911A1CO2 semiscarellante full metal black steel della Wingun. È una pistola da soft air a CO2. La pistola CO2 l'ho pagata al costo di 69 €. 69,90 € la mia pistola a salve, che è una Bruni Mod 92, ovviamente una Beretta 92 FS, a salve, mi raccomando, a salve. Poi quando mi arrivano farò la recensione. Poi un'ottica 4x32 compact metal reticolo a croce tattica, 25 €. E poi ovviamente i dati di quando ho speso. Poi non solo, e sta ancora in preparazione, ho comprato anche
visto che ho avuto dei soldi in più, ho comprato anche l'adattatore, un adattatore conversione batterie per MP7 Scorpion e Mac Marui. È della Marui questo aggeggio qua. È l'adattatore per mettere le. Questo è l'adattatore per metterla, che si mette esclusivamente sulla Scorpion. Sulla Scorpion, volendo. Questo è l'adattatore conversione batteria per MP7 Scorpion e Mac Marui. Questo adattatore serve ovviamente per mettere le lipo della pistola elettrica. Che le lipo per l'MP7 per la Scorpion e del Mac 10, però del Mac della Marui. Poi ovviamente è per le versioni originali, è la versione clone, è il clone delle versioni originali, da cui i cloni della Rocky, per cui l'MP7 la Scorpion la fa la Well, mentre il Mac la Jin Kong. Il Jin Kong, allora, il Mac della Marui l'ha clonato la Jin Kong, mentre l'MP7 la Scorpion della Marui invece l'ha clonato la Well. Ho comprato questo adattatore qua, che ovviamente è per caricare. È per mettere le lipo per pistola. Ho comprato una lipo per la pistola. Serve praticamente per metterla anche su quelle due mitragliette, la Scorpion e l'MP7. Che mo' mi faccio vedere in teoria. Aspetta, qua ho preso la scatola sbagliata. Eccole qua, questa è la batteria per le pistole elettriche, hanno questo attacco qua, però questa qui è la batteria delle mitragliette, che hanno questo attacco senza fili, è la micro battery da 7,2 V, 450 mAh. Questa c'ha questo attacco così, più grande. La Glock 18 c'ha lo stesso attacco, però è più piccolo. Allora, questa qua è quella giusta, ma per la lipo ci vuole l'adattatore, che per il momento l'ho comprato. Poi questa è una nickel, ovviamente, che vi ho fatto vedere. Questa invece è una lipo. È una lipo, però questa qui è per i fucili elettrici, per quelli che hanno il gearbox da fucile, vedete? Questo c'ha l'attacco mini Tamiya, è per i fucili questo qua. Allora, per le pistole elettriche sono da 7,4 V fino a 550 mAh. Più potenti di 550 mAh non le fanno. Anche perché il gearbox delle pistole, vabbè che ha ingranaggi in acciaio sul metallo, però non sono fatte per avere batterie più potenti. Più potenti di quelle non le fanno. Questa invece è una batteria da 7,4 V. 1100 mAh, è una lipo. Questo è per il fucile, ovviamente, quando me la comprerò. Poi qua ci sono varie nickel. Questa no, questa invece mi sembra che è una Life da 7,4 V, 500 mAh. Gli attacchi che hanno le batterie, che qua questo è per caricare le batterie, che hanno l'attacco Tamiya Large, per l'attacco che è vecchio, non si portano più le batterie SM. E le batterie senza fili e le batterie per pistole elettriche. Poi qua, e ciò praticamente per caricare le lipo ce l'ho. E questo qua, questo lo devo mettere sul normalissimo adattatore da muro, sul normale adattatore da muro, però non ma quello da 1 A, però non quello da 2 A, perché è troppo potente. Questi sono gli attacchi per l'ottica di riserva, però non credo che mi servano. Vedete? Poi vabbè, tornando, ho comprato l'adattatore conversione comprato praticamente un sacco di cose. Bene, questo è tutto. E poi appena che, non so se qualcuno
Qualcuno non mi ha potuto fare il regalo di Natale. Se, vediamo un po' dalla Befana se qualcuno mi riesce a fare un regalo per il giorno della Befana. Se riesco ad avere qualche cosa, qualche altra cosa di soldi sulla carta di credito per la Befana. Riesco a comprare, per esempio, voglio comprare anche altre bombolette di Green Gas il Green Gas per la due praticamente di comprare due bombolette di Green Gas, una per l'inverno e l'altra per l'estate. Non so se per quello estivo se voglio comprare il Nuprol 4.0 o il Nimrud Nero e il Diablo, però vediamo un po'. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.